Si sono chiuse nelle scorse settimane le iscrizioni per il nuovo anno scolastico, quindi 2024-2025. Quindi questo può essere il momento ideale per fare un bilancio. Come sono andate le iscrizioni all'Istituto Fantoni di Clusone? L'Istituto Fantoni di Clusone prosegue col trend di crescita degli ultimi anni e quest'anno abbiamo ricevuto per le future classi prime 217 richieste di iscrizioni, che significano negli ultimi 4 anni un trend in crescita del 40%. Ricordo che nel 2021-2022 gli iscritti alle classi prime erano 131. E progressivamente siamo cresciuti e questo sicuramente è un dato importante perché da un lato significa che da parte del territorio c'è fiducia nell'istituto e l'offerta formativa che proponiamo evidentemente risponde a quelle che sono le esigenze delle persone, delle famiglie del territorio. C'è un grande lavoro che facciamo anche con le scuole secondarie di primo grado, sia dal punto di vista dell'orientamento, dei microinserimenti, quindi c'è un accompagnamento e cerchiamo davvero di poter accogliere gli studenti che intendono avviare il percorso di studi presso l'Istituto Fantoni che ospita 3 indirizzi tecnici e 2 indirizzi liceali. Ricordiamo appunto gli indirizzi. Sì, per i corsi liceali abbiamo il liceo scientifico e il liceo economico-sociale e per gli indirizzi tecnici, tecnico-tecnologico, abbiamo il corso Costruzione Ambiente-Territorio con la proposta di formazione quadriennale, quindi in 4 anni si raggiunge il diploma con l'esame di Stato, e 2 corsi tecnici economici che sono il turismo e amministrazione finanza e marketing. Quindi con questo dato delle iscrizioni, i numeri della scuola per il prossimo anno scolastico salgono a quanto? Crescono ancora, adesso siamo intorno ai 740-745 studenti, l'anno prossimo il dato attuale è 813 studenti, quindi superiamo gli 800 studenti e li accoglieremo tutti nel nostro istituto, lo spazio c'è, organizzeremo nel migliore dei modi e niente, siamo pronti poi per ripartire.